grande te. Sempre, faccio io. Allora, siamo sempre a Verona, sempre più affollato, Tuscany, questo stand della Toscana, Tuscany Classico. Siamo con Matteo, Chianti Classico, Casa Sola, e diciamo, ci sono due etichette un po' gli antipodi, se sbaglio, c'è una per gli amici e la, la riserva che tutti conosciamo, uno dei riferimenti dell'eleganza del, del Chianti. Dimmi, dimmi un po', come si arriva dagli amici alla riserva? Alla riserva. Dunque, posto che il lavoro sul Sangiovese sicuramente è stato tanto, ci abbiamo creduto e lo stiamo tentando di valorizzare. Diciamo che sono due espressioni diverse. Il per gli amici vuole riprendere un po' l'antica bevibilità del, del Chianti, per cui pur oggi avendo delle, delle, all'interno delle uve bianche e quindi non può essere più chiamato Chianti Classico, è forse più classico delle, dei ecco, band. Perché se ti dico mio babbo, lui ci mette, rimpiange le uve bianche e rimpiange, lui ci mette anche l'acqua nel vino, però effettivamente è un vino che disseti. Esatto, è difficile trovarlo. È un vino da bere, per questo anche il nome, per gli amici vuole essere una cosa conviviale, senza bisogno di abbinamenti particolari, un vino da bere, un vino comunque artigianale, un vino con dietro, un vino di fattoria, con dietro comunque un lavoro importante, ma che dia una bevibilità e che possa essere con gli amici o no, questo lo potete decidere voi, bevuto ogni giorno. E invece appunto il Casa Sola, diciamo, insomma, la, la riserva in teoria, l'etichetta più importante, diciamo, quella. Questa è una delle etichette più importanti nostre. Alla, al, al Sangiovese abbiamo voluto aggiungere un po' di Cabernet e Merlot. Non me ne vogliano i turisti, te li vogliono di sicuro, però. Sicuramente per un mercato molto, molto globale, aggiungere del, dei vitigni come Cabernet e Merlot che arrotondino soprattutto su, nei primi anni la, la, la stringenza, la spigolosità del Sangiovese, è sicuramente una cosa che al, all'estero, soprattutto sui mercati americani, è una cosa che viene. Perché noi magari abbiamo la pazienza di aspettare le riserve a berle fra qualche anno, ma questi vogliono bere una riserva 2007 ora, e come gli si spiega che. Esatto, la, 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 la tendenza è vero, è anche un po' quella. Il consumo nel, nei, nei paesi anglosassoni è molto più immediato, non so se perché non hanno spazio per la cantina, se non hanno la tradizione, la possibilità e la testa di invecchiare il vino, comunque ecco, hanno necessità di vini un pochino più pronti, e questo era un, stato un po' il nostro atteggiamento sulla riserva, di giocare un pochino di più con il legno e con questi uvaggi non propriamente autoctoni. Però anche se sempre io credo che ringraziamo il Sangiovese comunque. Quello assolutamente, assolutamente. Grazie Matteo, a presto. Ciao.